giorno siamo qui a Milazzo nella spiaggia del Tono, a pochi passi dall'Angonia, una meta turistica molto importante per la ricettività di Milazzo. Proprio dietro quegli scogli dovrebbe partire la riserva marina protetta istituita qualche settimana fa da un decreto ministeriale a Roma. Come potete vedere, qui abbiamo il primo esempio di come la raccolta dei rifiuti effettivamente non stia funzionando. Qui abbiamo la famosa isola ecologica istituita dal 1° giugno qui al Tono. Effettivamente i cassonetti sembrano essere troppo pochi rispetto a quella che è la richiesta dei numerosi locali che si affacciano su questo frangente di spiaggia. Oggi però siamo qui per un altro motivo, quella politica non c'entra, almeno in parte, e sono, come avete visto dalle immagini, le montagne, i detriti di plastica che si sono arenati sulla spiaggia a causa della forte mareggiata di questi giorni, a causa delle piogge che in qualche modo hanno trascinato detriti, centinaia di chili di plastica dalle montagne attraverso i letti dei fiumi che si sono riempiti di acqua e che quindi sono stati trascinati a mare, e la corrente maestrale in qualche modo li ha portati in questa risacca naturale, il Tono, quella che è una risacca naturale, e si sono depositati proprio sulla spiaggia. Oltre alle montagne di plastica, purtroppo abbiamo visto, abbiamo osservato anche carcasse di animali, topi di fogna, esemplari di caretta caretta che hanno ingerito un amo e quindi sono morti. Non è il primo esemplare spiaggiatosi in questi giorni, un altro esemplare è stato ritrovato a Giammoro ed è soltanto l'ennesimo spiaggiamento di questo esemplare, che ricordiamo è un esemplare protetto, che purtroppo a causa dell'ingestione della plastica muore lentamente di fame. Oggi Milazzo, molti sono i turisti delusi da questo spettacolo terribile che dà la spiaggia del Tono, e ci sentiamo infatti di dire che insomma una maggiore promozione e sensibilizzazione verso l'educazione ambientale a questo punto è doverosa. Ricordiamo che oltre 6 milioni di euro sono stati istituiti dalla legge finanziaria regionale del 2018 per la pulizia dell'alveo dei fiumi, che da decenni vengono puliti e modificati, e questo che vedete è il risultato. Speriamo insomma che la situazione possa rientrare alla normalità. Sono state già avvisate le autorità pubbliche del demanio per togliere le carcasse, che costituiscono ovviamente anche un pericolo per l'igiene pubblica, e speriamo insomma un intervento straordinario di pulizia venga fatto nei prossimi giorni, sperando anche in qualche modo il tempo migliori, che non è stato sicuramente a favore dell'ambiente in questo caso, e che venga tolta, venga rimossa tutta questa plastica che continua ad ammassarsi fino alla spiaggia, fino all'Angonia del Tono. Da Milazzo è tutto, grazie.